è assolutamente la risposta giusta. E mi fanno sorridere anche le bufale messe in giro dal Movimento 5 Stelle, che dicevano che il reddito di cittadinanza in realtà sarebbe andato a premiare, non è un premio, tra virgolette, piuttosto la popolazione al nord del nostro paese che non il sud. I dati li hanno ovviamente smentiti, perché tutti noi sappiamo quale sia la morfologia economica del nostro paese, ma da sempre noi diciamo che non è un'elemosina che riconosce poca dignità alle persone a risolvere il problema di quelle persone, che c'è invece la necessità di aiutare le imprese a generare posti di lavoro e a generare crescita economica. E abbiamo visto che purtroppo questo governo sta facendo ancora una volta il contrario, lo sta facendo proprio al sud, quindi ancora più grave, perché il sud ha bisogno di una economia che riprenda a correre, più ancora del nord. E poi dentro si inserisce il tema di tante domande di reddito di cittadinanza che arrivano dalle donne. Le donne sono la riserva peggio usata del nostro paese, la riserva economica, il potenziale peggio usato. La media europea rispetto alla nostra è molto più positiva, noi abbiamo troppe donne disoccupate perché non sono in grado di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa. Se non si interviene con nettezza, con chiarezza e con vera volontà in questo e non aiutiamo le nostre donne a poter conciliare vita privata, vita familiare e lavoro, noi rinunciamo a una forza straordinaria, rinunciamo veramente a punti di PIL importanti. Anche qui bisogna completamente invertire il messaggio che si dà. Purtroppo al momento non vediamo alcun segno di inversione, nemmeno la capacità di vedere la realtà. Questo è quello che mi preoccupa di più.